Lo Stalingrad è l'unica nave che io abbia mai acquistato con l'acciaio, eppure ne ho tantissimo perché appunto non avendo acquistato altre navi ho davvero una forte, una grande riserva di acciaio che non so quando mi deciderò ad utilizzarla. Ovviamente sempre con lo sconto e vi consiglio di fare la stessa cosa perché il 25% è davvero molto. La mimetica che vedete si acquista tramite i gettoni che vengono dati vincendo le Ranked Battles. Questa non è la mimetica standard dello Stalingrad. Alle volte, ragazzi, ripeto alcune cose magari scontate a molti, però ci sono tanti nuovi giocatori e tanti nuovi iscritti. Quindi dare sempre delle piccole notizie, secondo me, è ideale. Così in ogni video trovate sempre un mini riassunto per quanto riguarda il gioco e il contesto. Siamo accompagnati per questa partita da Yoi e Wela, che ovviamente ringrazio come tutti i ragazzi che giocano e che mi permettono di registrare queste partite. Siamo nella mappa Isole di Ghiaccio, modalità supremazia, solo navi di livello 10, quindi non abbiamo neanche il pensiero di trovare navi di livello 8 o 9, tutte navi di livello 10. Cosa dobbiamo dire sullo Stalingrad? Una parentesi abbastanza importante, l'ho aperta nel video dove parlavo delle ranked delle Clan Wars con la gittata aumentata, eccetera, eccetera. Nelle random le cose cambiano abbastanza ed è per questo motivo che ho deciso di portare un gameplay che manca da molto tempo, se ben ricordo, non vorrei essere in errore con i video che carico, fantastico. E quindi partita dello Stalingrad, 72.450 punti di vita, abbiamo il rinforzo contraereo, abbiamo il radar, abbiamo la possibilità di recuperare vita 4 volte. Abbiamo una gittata base davvero molto importante, cannoni che fanno davvero malissimo. Ah, un'altra cosa che dovevo dirvi, per quanto riguarda l'acciaio, vi ho detto che posso acquistare qualsiasi nave quando voglio, sì, ve l'ho detto. Ecco, se in passato avessero messo la Jombart e lo Smolensk con l'acciaio, sinceramente e probabilmente le avrei acquistate, però ovviamente lì. Più che altro lo Smolensk, perché la Jombart forse era giusto metterla con il carbone, in quanto poi hanno fatto uscire il livello 10 con l'acciaio, quindi sarebbe stato un controsenso avere due corazzate francesi, entrambe con l'acciaio. Su questo hanno fatto abbastanza bene, e in futuro vedremo se ritorneranno Jombart e Smolensk con, insomma, in qualsiasi modo per poterle acquistare. Io, ragazzi, tra l'altro, vi ho sempre avvisato e vi ho sempre consigliato di prendere quelle navi. Come dico sempre, chi le ha prese ha fatto un ottimo affare, chi se le ha fatte scappare, purtroppo, ha perso delle navi davvero fantastiche. Fantastiche fino a un certo punto, perché io lo Smolensk personalmente non lo uso da diversi mesi. L'ultima partita che vi ho caricato è stata effettivamente un po' di mesi fa, dove feci di 200.000 danni e un Kraken, se ben ricordo, e rimasi con 100 punti vita. Adesso vado a memoria, quindi vabbè, quella nave non ha bisogno neanche di essere commentata. Quella nave, per quanto è potente, per quanto è anche da un certo punto di vista abbastanza noiosa da utilizzare, metti il fumo e spari, metti il fumo e spari, stai dietro l'isolotto, così incendi, 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 devastatore, piromane, fine della partita, avete vinto e siete soddisfatti. Non è che ti diverti tantissimo, ci sono altre navi che secondo me sono molto più divertenti. Cosa succede all'interno della. Cosa succede nella partita? Fondamentalmente abbiamo delle curfuste che stanno avanzando in maniera piuttosto cattiva verso il settore di Alfa. Ora io non so quelle due curfuste cosa stanno pensando. Noi però facciamo sentire i nostri cannoni. Abbiamo fatto 12.000 nel lato della curfust. Forse pensavano di poter sfondare. No, non si sfonda in quel modo e soprattutto non a inizio partita, dove le navi sono ancora, grosso modo, ancora, come dire, posizionate tutte quante insieme. Infatti quella curfusa si prende i colpi miei, i siluri da destra, le HE di non so chi. Quindi veramente viene il fuoco concentrato esclusivamente su quella nave che non può resistere all'infinito. Il momento della pubblicità lo facciamo arrivare subito. Se volete provare il gioco completamente gratuito, link in descrizione. E poi aprirò una parentesi.
Il link vi dà accesso a due navi premium, incrociatore Diana di livello 2 sovietico, corazzata Warspite inglese di livello 6, più una serie di vantaggi. Più giocate, più vantaggi ricevete. Una volta che non ricevete più vantaggi, è perché sono stati esauriti. Questa cosa, ragazzi, qualcuno me l'ha chiesto, molto importante, funziona solo per i nuovi account, solo per i nuovi giocatori. Se voi avete già un account Cittadella sullo Smolensk, se voi avete già un account su World of Warships, ovviamente non funziona, perché quello lì è un link di invito. Vi invito ad iscrivervi e a provare il gioco, quindi capirete bene che, come detto, funziona solo per i nuovi giocatori. Quello, ecco, lo Smolensk, quello che ho detto prima, HE, incendi in continuazione, un fastidio terribile, però è anche vero che è una nave particolarmente facile da penetrare, a meno che poi non ci siano delle overpen dove vi faranno dire: com'è possibile che ho fatto overpen? Doveva essere un one shot, doveva essere un colpo devastante. E no. Un altro incendio, tra l'altro. La cosa fantastica è che si sono messi Smolensk e Zao. Cadenza dello Smolensk, precisione della Zao. Adesso ci si mette anche il Kleber, tutte con le HE, ovviamente. E qui purtroppo la situazione è abbastanza grave, perché la nave soffre abbastanza di incendi, anche qualora fosse settata ed è settata di incendi. Comunque, ricevere tutti questi incendi non fa di certo bene alla vostra, al vostro Stalingrad. Abbiamo un Kleber. Il Kleber è fastidiosissima come nave. È una nave che, come il Marceau, tra l'altro il Marceau l'ho acquistato. Vi ho portato anche il gameplay sul canale disponibile. Una bella partita. La prima partita, vabbè, casomai qualcuno non l'ha vista, trovate il link in descrizione. Sì, vabbè, trovate il video sul canale. Marceau che, vediamo se continuo a giocarlo. L'ho comprato più per curiosità, ma non perché quello stile di gioco mi faccia impazzire, velocità, eccetera. Abbiamo ancora il problema della Zao, dello Smolensk e del Kleber. Forse le peggiori tre navi dell'intero gioco che possano spararmi con le HE per cadenza, danni e quant'altro. Quindi dobbiamo trovare una soluzione a questa tragedia. Infatti dico: allora, andare indietro forse non mi conviene, perché c'è il Kleber che mi spotta. Andare avanti potrebbe essere una soluzione, perché mi leva, mi metto, diciamo, vicino, sotto l'isolotto, sotto all'iceberg, e quindi lo Smolensk si spera che non abbia più tiro sulla mia nave. Andiamo a fare un'altra cittadella, 15.272. Qui c'è un colpo devastante dello Smolensk nei confronti del Minotaur. Considerate che il Minotaur ha una cadenza di fuoco maggiore rispetto allo Smolensk, quindi nell'uno contro uno probabilmente, lato per lato, lo Smolensk, sparando più velocemente, dovrebbe fregare il Minotaur dovrebbe fregare lo Smolensk. Però ovviamente, se lo Smolensk ti prende alla sprovvista e inizia a sparare prima lui, fa le cittadelle per primo, o ancora di più, il colpo devastante. Diciamo che sono navi che si massacrano a vicenda, perché entrambe leggere, entrambe una buona, un'ottima cadenza. Vabbè, io tra le due forse preferisco il, aspetta che si era un attimo, abbiamo ripreso la registrazione, non so perché si era ridotto a icona mentre sto registrando e sto parlando, succedono questi problemi tecnici. Dicevo, forse tra i due preferisco il Minotaur, per una questione che lo Smolensk con gli H, cioè, se devo sparare, forse preferisco di più con il Minotaur. Ci prendiamo una kill. Mi verrebbe da dire: finalmente una kill sullo Smolensk, perché iniziava un pochino veramente a dar fastidio con tutte quelle HE. La partita, come è facile intuire, verrà vinta. La squadra è nettamente superiore a quella avversaria, e quindi hanno perso mappa, hanno perso tutto quanto. Andiamo contro il Kleber, vediamo se riusciamo in qualche modo. Abbiamo le AP, possiamo accettare le AP, una nave velocissima. Lui sicuramente ha droppato. Abbiamo fatto 2760, tre perforazioni eccessive. Dovevamo avere le HE, però a noi piacciono talmente tanto le AP che continuiamo con le AP. Si prende una sberla, non so da chi, il Kleber. Che succede? Andiamo contro la Zao. Zao, una nave, vabbè, che te lo dico a fare, la Zao. Ragazzi, la mia nave preferita dell'intero gioco. Ci sono davvero tantissimi gameplay della Zao presenti sul canale. Effettivamente lui aveva droppato il sesto senso. Se avessi continuato da quella parte, mi sarei beccato tutti quanti i siluri del Kleber. Non è così, però
Perché ovviamente andiamo a chiuderlo prima noi. Lui ha fatto il doppio drop destra-sinistra, è una cosa che può fare. La gittata è abbastanza limitata dai siduri, però sono siduri davvero molto veloci. Quindi è un compromesso che nel medio sbarra corto raggio, anzi corto sbarra medio raggio, al contrario rende meglio. I siduri fanno male e ti mettono in difficoltà, però diciamo che si usano quando volete, non so, pushare una corazzata, fare una sorpresa alla nave ferma. Allora tu con la velocità vai con i siduri, lo becchi sicuramente perché sono veloci, fanno male e qui e sono anche tanti, tra l'altro, sono 6 per lato, mica pochi. Andiamo a fare un po' di danni sulla Zao. È stata una partita, mi verrebbe da dire, rilassante rispetto alle altre che solitamente vi carico sul canale. Ce ne saranno delle altre, ragazzi. Quindi, per chi chiedeva di più World of Warships, dovete, diciamo, capire che devo accontentare un po' entrambe le parti. Perché io sul mio canale porto diversi contenuti di giochi diversi. Quindi accontento, tra virgolette, un po' voi e accontento un po'. Poi, se guardate entrambi, i giochi, c'è proprio il massimo, davvero. Fantastico. La partita, ragazzi, sta per terminare. Cosa vi dovevo dire? Devo aprire una parentesi. Mi sono scordato della parentesi. Che siete tanti ad utilizzare il link in descrizione, vi ringrazio. Tanti a supportare i video e vi ringrazio. Puntiamo ormai ai 9.000 iscritti. Potevate darmi qualcosina in più con questo colpo. 3 kill, una partita molto semplice, nulla di particolare. Risultati post scontro per vedere un pochino quello che abbiamo portato a casa. Mi date la quarta kill, così 4. Vediamo, sì, no. No.